La fiamma rossa della torre dello Giutè. Oggi sembra che il cielo voglia esprimere tutto il mio carico di lacrime che mi porto dentro per essere giunto a quella che è la mia ultima giornata con i compagni e nella gloriosa Repubblica. Ci diamo appuntamento abbastanza tardi e ci facciamo accompagnare da Rado G fino alla porta Taidong, dove faremo una piccola passeggiata tutti assieme tra i vari giardini e campetti di pallavolo presenti negli ampi spazi che costeggiano il fiume Taidong, luogo a me già noto per le lunghe scappatelle che mi sono fatto in questi quasi 2 mesi di permanenza. Sapendo quanto ci tengo a mischiarmi con i coreani e i compagni, mi chiedono se mi voglio unire ad alcuni gruppi di giovani che giocano a pallavolo, ma di certo non sono dell'umore giusto, così come non lo è il cielo che sopra di noi esprime magnificamente il mio stato di animo. Una passeggiata lungo l'argine del fiume per immortalare alcune grandi barche da turismo, altre con ristorante a bordo ed una parte del fiume attrezzata per il noleggio di piccole imbarcazioni dove diverse famiglie e gruppi di studenti si dilettano a remare in fronte alla fiamma brillante di rosso della Torre Giutè. Che splenda per sempre e da lì illumini i cuori di tutti i rivoluzionari del mondo, è quello che dico ai compagni. Giriamo per tornare indietro dove ci imbattiamo, anche se è domenica, in alcuni gruppi di studenti volontari che stanno piantumando con fiori vari il prato lungo il fiume. Mi chino fronte loro e dopo una breve loro insegnamento mi unisco nel piantare pure io qualche pianta in alberello. Qualcuno provvede nell'immediato ad annaffiarle, altri ancora hanno raccolto dei sassi lungo il fiume che verranno deposti attorno in modo circolare ed ordinato. Uno di loro mi dice: vedremo se quando tornerai da noi questa pianta sarà cresciuta a dovere. Di certo appena tornerò a Pyongyang vorrò ripercorrere tale luogo in segno di ricordo ed amicizia, e se non sarà quella, di certo la pianta radicata dentro me dell'ideologia Giutè crescerà in peritura dentro il mio cuore. Risaliti in macchina, ci portiamo al ristorante Pyongyang Dangogizin vicino al centro digitale della musica, dove avremo modo di gustarci un fantastico pranzo tipicamente coreano. Rientriamo in hotel giusto in tempo per salvarci da un temporale che ci obbligherà a rimanere chiusi in hotel per tutta la serata che utilizzeremo per fare il punto della situazione, scambiarci doni e saluti, indirizzi ed impegni per il prossimo incontro. Con il groppone in gola mi ritiro nella mia camera per gustarmi un bel film coreano, il TG di mezza serata e la consueta sigla di chiusura con la bandiera che sventola. Buonanotte Chosun.